Bene ragazzi, io sono Fede e benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo con i 5 adolescenti che non credevi potessero esistere. Questa potrebbe diventare una serie come i 5 bambini che non credevi potessero esistere, che ormai siamo tipo alla quarta o alla quinta, adesso non mi ricordo. Ovviamente se raggiungiamo i 1500 like. Fatemi sapere comunque nei commenti se vi piace o quali altri video vorreste vedere, altri video simili. Faccio la premessa perché ci sono sempre quelli che commenteranno dicendo che offendo i bambini o offendo i ragazzi che ci sono nella classifica, ma non è assolutamente vero e non è questo il mio obiettivo, dato che voglio solo far vedere dei bambini che molto particolari, che comunque per qualche motivo o per un loro talento, una loro abilità o una malattia che è molto rara, che li rende unici al mondo. Comunque, dopo avervi rubato 1 minuto e mezzo della vostra vita, possiamo partire con il video. Questi ragazzi, come detto prima, hanno delle abilità o delle caratteristiche che li rendono unici. Se volete la seconda parte, 1500 like. Se volete, passate dal mio account Instagram. E adesso direi di iniziare veramente. 1. Questo ragazzo praticamente è il Mr. Fantastic della vita reale. È molto snodabile e riesce a piegare il suo corpo in modi impressionanti. Sembra quasi che non abbia le ossa. Questo ragazzo ha 18 anni ed oltre ad avere una predisposizione genetica formidabile, da quando aveva 12 anni fa yoga e questo l'ha aiutato a rendere molto più flessibile il suo corpo. Singh riesce a girare anche la testa a 180 gradi. Io non riesco più di così, tipo a 90 mi sa gradi. Cioè, ma cos'è un gufo? I gufi riescono a girare la 180. E riesce a ruotare le braccia fino a 360. Riesce a toccarsi le gambe con la testa e i piedi riesce a metterle sulle spalle. Cioè, è una cosa incredibile, sto ragazzo. Singh ha un sogno. Un giorno vorrebbe diventare l'uomo più flessibile al mondo e diciamo che è sulla buona strada. Che ne pensate voi? 2. Guardate bene questa ragazza. Quanti anni pensate che abbia? Beh, immagino che la maggior parte di voi ha risposto 40, 50 o 60. Oppure se avete guardato la copertina, non vale, non vale, non le accetto le vostre risposte. In questa foto la ragazza ha purtroppo 16 anni. Zara soffre di una malattia molto rara chiamata lipodystrophy, che fa diventare la pelle secca e rugosa, simile proprio a quella di una persona anziana. Come potete ben vedere, questo non è sicuramente l'aspetto di una sedicenne normale. Inoltre viene costantemente bullizzata da quei coglioni. Sui compagni, lasciatemelo dire, almeno adesso. I ragazzi che non erano in classe con lei molto spesso la scambiano per un insegnante al posto che una loro coetanea. Dato che Zara è stufa di essere presa in giro e comunque anche del suo aspetto, ha deciso di operarsi e di farsi un lifting facciale. Questo l'ha reso molto più giovane. 3. Questo ragazzo sembra appena uscito da un fumetto. Il suo potere è veramente pazzesco. Sembra che abbia una resistenza fuori dal comune. Soprattutto per quanto riguarda l'elettricità, infatti riesce a resistere ad una carica di 11.000 volt. Per farvi capire quanto sono 11.000 volt, sono l'energia necessaria per dare luce a 500 condomini. Wow, è davvero pazzesco. Se pensate solo che io ho preso la scossa con il caricatore del cellulare e mi sono fatto malissimo, mi sono ustionato, non immagino quanto siano 11.000 volt. Direi che questo ragazzo mi ha veramente stupito. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere sotto nei commenti, ovviamente. 4. Girya Srinivas. Oltre che non riesco a azzeccare un nome in questa lista, secondo voi questa ragazza quanti anni ha? Siate onesti e non sbirciate la copertina, che ovviamente avrò scritto quanti anni ha. E scrivetemelo sotto nei commenti. Per tutti quelli come me che pensavano che questa bambina non superasse i 5 anni, si sbagliavano di grosso. Infatti la ragazza è una mia coetanea, ha 19 anni. La ragazza soffre di una malattia chiamata agenesia del corpo calloso. Questo non consente alla ragazza di svilupparsi normalmente. È alta, si fa per dire ovviamente, 76 cm e pesa 12 kg. Nonostante la sua condizione, la ragazza è determinata e vuole realizzare il suo sogno, ovvero quello di diventare una pittrice. Una famosa pittrice e spera di vivere vendendo i suoi quadri. Spero ovviamente per questa ragazza che realizzi il suo sogno. 5. Sera è questa ragazza che ha 19 anni ed è nata con una rara malattia chiamata, perché la devo leggere che è lunghissima, nevo-melanocitico congenito grande. Questa malattia gli ha causato sulla pelle tantissimi nei. Per la precisione, al 70% della pelle è ricoperto da nei. Ovviamente questa sua condizione la rende quasi unica al mondo e per questo motivo, ovviamente, viene presa in giro a scuola. Che novità, perché i ragazzi sono davvero intelligenti.
e soprattutto dai suoi coetanei quando esce dal suo piccolo paesino, perché non sono abituati a vedere una persona con così tanti nei. Sierra, o come si chiama, non lo so ragazzi, non lo so, era molto a disagio all'inizio per la sua condizione ovviamente, ma le critiche hanno aiutato a rafforzare il suo carattere e adesso si accetta per come è. Anche se al momento potrebbe fare degli interventi che migliorano la sua condizione, al momento non vuole farli perché considera la sua diversità un punto di forza. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate like, commentate e iscrivetevi. Scrivetemi qual è stato quello che vi ha colpito di più dei ragazzi. Io sono indeciso, non lo so, devo ancora pensarci. Però forse il ragazzo che riesce a resistere alle scosse elettriche, cioè è veramente qualcosa di pazzesco. Fatemi sapere con un like e un commento se vi è piaciuto il video. Attivate la campanellina se siete nuovi. Iscrivetevi se siete nuovi. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga, a vedere.